capito, ma dovrebbe essere abbastanza chiaro. Io oggi faccio la penitenza, cioè sono per voi la penitenza. Dopo l'intervento bellissimo di Lidia Menapace e le canzoni altrettanto belle di Andrea Sigona, io arrivo qui e per 10 minuti cerco di insegnarvi delle cose. E quindi appunto mi tocca questo ruolo da professorino. È un ruolo però a cui tengo molto, in questo caso specifico, perché questo intervento l'abbiamo pensato proprio come un piccolo contributo al rapporto tra noi, la città, se mi passate una piccola sottolineatura retorica, e questo monumento che non ci sembra ancora entrato come meriterebbe nella coscienza collettiva. Siamo convinti che raccontare la storia del monumento sia un pezzo essenziale per fare in modo che tra la gente, la città, tra noi e il monumento si costruisca una relazione. A me viene sempre in mente una scena di un film molto bello, a cui io sono molto affezionato, che non c'entra niente con la resistenza, che non c'entra niente almeno direttamente con la politica, che è La doppia vita di Veronica. A un certo punto tra i due innamorati, diciamo così, lui chiede a lei, dice a lei: raccontami la tua vita, e lei gli rovescia la borsa sul letto e dice: questa è la mia vita. Allora, io oggi faccio un'operazione di questo tipo, nel senso, vi rovescio una piccola borsa di storia sperando che questa cosa serva. La storia è abbastanza complicata, la semplifico, l'ho in parte raccontata in questo librettino che ormai da 2 anni, anzi no, di più, da 3 anni è a disposizione di chi lo vuole assolutamente a gratis, grazie a una collaborazione tra Ampi, Arci, Ecoinformazioni, Istituto di Storia Contemporanea e, vivaddio, Regione Lombardia, che ci ha in parte finanziato. Quindi poi se volete potete anche leggerla o rileggerla lì. Allora, la storia del monumento incomincia nel 1975 e comincia, per quello che posso avere capito io, per un fraintendimento, perché la città di Como è convinta nel 1975 di non avere il monumento alla resistenza. Allora, per una città che è capoluogo di quella provincia, in cui il fascismo ha visto la sua fine, la fucilazione del dittatore, questa cosa appare quantomeno sgradevole, forse addirittura imbarazzante. Dopo 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo 30 anni della liberazione, Como sembra non avere un monumento alla resistenza. Non è vero, perché in realtà il monumento alla resistenza a Como c'è già, e c'è dal 1955. È un monumento quasi sconosciuto, che è al cimitero, è la tomba monumento di un grosso gruppo di partigiani e di resistenti. Certo, è una tomba. Questa cosa per il nostro sentire oggi è molto lontana. In realtà, se si pensa a quegli anni, invece la celebrazione funebre anche dei martiri della resistenza è una cosa molto importante. Alcune delle più importanti manifestazioni civili subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, subito dopo la liberazione, furono proprio i funerali pubblici di quelle persone assassinate dal regime fascista e a cui non era stato possibile tributare nessun tipo di onori. Il funerale pubblico di clerici Zampiero e Perretta nel Duomo di Como è una delle più grandi manifestazioni del dopoguerra a Como. Questo non è più nel nostro orizzonte culturale, ma dobbiamo fare un piccolo sforzo. Le tombe monumento sono molto importanti. Per esempio, è molto importante la tomba
nel cimitero, nel piccolo cimitero di Cadorago, di clerici Zampiero e Monti. È una tomba in cui invece della croce, delle croci campeggiano tre stelle rosse, e questo credo che non sia privo di senso. Nel 75 la tomba monumento è dimenticata, e allora il consiglio comunale pensa che sia il caso di fare un monumento alla resistenza a Como. Anche questo è un pezzo importante, non qualcheduno che se l'è sognato di notte. Il consiglio comunale decide di ragionare intorno a questa cosa. Poi, come sempre, i tempi dei consigli comunali non sono mai rapidissimi, passano i mesi. Nel 1977 si decide di fare un concorso nazionale per vedere come si deve fare questo monumento. Il concorso non ha un esito molto, molto, come dire, interessante, tanto che non viene assegnato nessun premio, e alla fine di questo concorso, all'inizio del 1978, qualcheduno è convinto che sul monumento alla resistenza a Como si è calato un bel velo pietoso di silenzio, e così vabbè, noi ci abbiamo messo la buona volontà e arrivederci in gamba, tanto che un deputato comunista eletto nella circoscrizione di Como, non propriamente Como, non propriamente Comasco, che è l'onorevole Corghi, interpella dal Parlamento il grande scultore Giacomo Manzù per dirgli: caro maestro, ma tu saresti disposto a fare il monumento alla resistenza di Como? Manzù risponde: ma sì, perché no, se me lo chiedete sì, ci si può pensare. Allora la domanda giusta secondo me doveva essere: ma perché non hai partecipato al concorso? Ma vabbè, i maestri sono maestri, e quindi sale un po' in cattedra. Manzù scrive a Como dicendo: sono disposto, e tocca all'allora sindaco della città, l'avvocato Antonio Spallino, dare una risposta che è per alcuni versi sconcertante, ma che invece è un altro bel pezzo di questa storia, perché Spallino risponde: maestro, no grazie. Perché? Perché il comune di Como sta già percorrendo un'altra strada, che è la strada di aver nominato una commissione di esperti, alcuni tra i più grandi e più importanti critici e storici dell'arte italiana, per trovare il nome giusto. Di questi cinque esperti, che sono Gregotti, Restani, Gillo Dorfles, ancora vivo, oggi più che centenario, insomma uno davvero delle grandi teste della critica d'arte italiana, c'è Maurizio Calvesi, il quinto come il settimo nano, non me lo ricordo mai, ma non è grave. Queste cinque persone tirano fuori dal cappello un nome. Il nome è quello di Gianni Colombo. Tutti si guardano negli occhi e dicono: e chi è questo qui? Gianni Colombo è un giovane artista d'avanguardia. È uno che non ha mai fatto un monumento in vita sua. È uno di quegli artisti concettuali, di quelli che muovono le pareti, spengono le luci, tirano dei fili, fanno delle cose strane. Incredibilmente Gianni Colombo, che non ha mai fatto un monumento in vita sua, dice: va bene, si può fare, ci sto, mi sembra interessante questa storia. Dice: vabbè, dove lo faccio? Dove vuoi? No, scusate, come dove voglio? Cioè, ditemi. No, guarda, facciamo così, ti indichiamo tre posti e tu scegli quello che preferisci. I posti sono, e anche questo è degno di essere meditato, i posti sono la piazza dietro il Duomo, cioè la piazza Verdi, tra il Duomo e il Teatro Sociale e l'ex Casa del Fascio, che è, come dire, fare il monumento alla Resistenza in centro. Il secondo posto è davanti alla stazione, posto che oggi ci sembra un po' defilato, ma pensandolo nel 75 è in teoria il primo posto in cui arrivano i turisti, prima cosa che vedono di Como il monumento alla Resistenza. Il terzo posto è
il tondello in fondo alla diga. E Gianni Colombo dice: bello, questo mi piace, la facciamo lì. Fa un primo progetto. Il primo progetto è un progetto radicale, è una lastra di acciaio Cortendi, questo acciaio prearrugginito, infissa di sbieco sul tondello finale della diga, come se fosse scagliata dall'alto con forza immane. Non solo, il percorso della diga per arrivare a questa lastra finale del monumento alla Resistenza è segnato da due file di neon colorati che corrono sotto il pelo dell'acqua per tutta la lunghezza della diga. Panico. Gianni non è che hai esagerato? Dice: no, mi sembra una bella idea. No, guarda, sai, il lago, l'ambiente, il contesto, stiamoci attenti. Poi la soprintendenza dice di no, ripensaci, lui dice: no, no, secondo me va bene così. Infatti alla fine chi dice no è la soprintendenza. Quella stessa soprintendenza che adesso ha detto sì alla stessa a una cosa analoga. E se leggete tra le righe, perché questa storia è girata, del no, del sì detto adesso, quello che si vocifera è che è stato detto di sì al monumento di Libeskind, tanto per non fare nomi, perché non si può sempre dire di no. E il no sempre detto era quello del monumento alla Resistenza. Tutti sono convinti che, vabbè, cioè lui ci ha provato, adesso se ne andrà sbattendo la porta e tornerà a Milano e di nuovo il monumento alla Resistenza ce lo siamo giocati. Invece Gianni Colombo è determinato, sposta il suo progetto da là a qui. Lo lascia evidentemente in relazione col lago. Se voi salite sulla prima delle tre scalinate, vedete che è perfettamente allineato con la diga, lo moltiplica evidentemente perché là funzionava in un certo modo e qui sul prato ha bisogno di un'altra enfasi, ma il progetto è lo stesso. Alla fine il progetto appunto passa i vari gradi e approda a questa forma finale. C'è un ulteriore elemento tra i tanti che vale la pena di sottolineare, che questo è il primo monumento alla Resistenza europea. L'idea è geniale, perché quello che rischiava di essere l'ultimo monumento alla Resistenza locale diventa il primo alla Resistenza europea. Chi abbia avuto quest'idea, ripeto, geniale, non lo sappiamo, forse tutti, forse nessuno. Io continuo a chiederlo a Renzo Pigni, che è uno dei protagonisti, che prima era qui, non so se c'è ancora, non mi ha ancora risposto, fa finta di non sentire questa domanda, ma mi incuriosisce questa cosa. Tenete conto che nel marzo del 1982, quando il cantiere è già aperto, i giornali locali sono convinti che qui ci sarà il monumento alla Resistenza comasca. Un mese dopo, a cantiere avanzato, e diventa improvvisamente il monumento alla Resistenza europea, nessuno sa bene perché, ma ripeto, non cambia la storia, che è, ripeto, una storia di una idea davvero geniale. Il monumento viene inaugurato il 28 maggio 1983 alla presenza del Presidente della Repubblica, onorevole Sandro Pertini, grande, fondamentale esponente della Resistenza italiana. Si badi bene, alla presenza di, non da, perché il monumento alla Resistenza europea di Como è inaugurato dal sindaco della città di Como, avvocato Antonio Spallino, alla presenza del Presidente della Repubblica. Perché? Perché questo è il monumento che la città deve prendersi in carico, è una cosa che dovrebbe essere profondamente radicata nella città. Noi sappiamo che questa cosa non è stata purtroppo così vera. Quest'anno, in occasione del 70°, le stesse associazioni più o meno che hanno voluto questa festa si sono date da fare per convincere
l'amministrazione pubblica a ridare la dignità che merita a questo monumento. Abbiamo faticato molto, alla fine ci siamo riusciti, oggi il monumento si presenta in una situazione decisamente migliore del solito, ma non è stato facile. Allora, questo è un piccolo, come dire, una piccola dimenticanza nei confronti della storia di questo monumento, a cui cerchiamo di riparare anche appunto continuando a raccontare la storia. In questi giorni l'AMPI, l'Istituto, Renzo Pigni, Antonio Proietto, io abbiamo fatto questa piccola corvée ripetutamente con le scuole, con le delegazioni straniere, con un sacco di gente, continuando a raccontare questa storia, proprio perché ci sembra importante riuscire a radicare davvero, a legare questo monumento, questa idealità evidentemente, perché al di là del fatto che il monumento è molto bello, quello che conta è evidentemente l'idealità che rappresenta, con la vita di questa città. L'ultima notazione è questa. Allora, il monumento inaugurato nell'83 non ha un valore, come dire, simbolico immediato, non rappresenta niente di preciso, ma ha un valore, se mi passate il termine, linguistico. Allora, al centro ci sono le parole, su queste grandi lastre ci sono le frasi degli esponenti della resistenza di tutta Europa, non stiamo a vedere, ma ci sono anche delle mancanze, ma non è grave, di tutta Europa. Alle parole, al centro c'è la parola, alla parola ci si arriva con un percorso. Allora, a me questo sembra, nell'epoca di Twitter, nell'epoca di Facebook, nell'epoca dei palmari, una idea centrale, e che è un'idea proprio di comunicazione, un'idea di comunicazione un po' diversa. Io credo che se ciascuno di noi, per quelle che sono le sue competenze, i suoi affetti, i suoi interessi, come dire, si prende carico di un pezzo di questa storia, forse riusciamo a fare in modo che questo monumento diventi parte davvero della coscienza, della memoria collettiva di questa città. L'ultima cosa che voglio dire è invece un piccolo spot. In occasione del 70° anniversario della liberazione, l'Istituto di Storia Contemporanea, Pier Amato Perretta è l'autore della frase che sta a rappresentare l'Italia su quel monumento. Questa frase che oggi indosso nella maglietta d'ordinanza dell'AMPI sezione di Como, che è una frase, fa parte di una lettera di una davvero intelligenza straordinaria, di una capacità straordinaria di raccontare quel pezzo drammatico di storia italiana. Tra l'altro, a differenza di quello che si crede, che si dice, che si ripete, non è una lettera di un condannato a morte della resistenza, è la lettera di uno che all'indomani del 25 luglio, quindi della prima caduta del fascismo, scrive al suo figlio, che è poi Giusto Perretta, fondatore dell'Istituto di Storia Contemporanea di cui mi onoro di far parte, scrive, che è prigioniero in India, prigioniero degli inglesi in India, scrive raccontando che cosa sta succedendo, e con una capacità davvero di cogliere nel segno che non è comune. Allora, dicevo, l'Istituto di Storia Pier Amato Perretta, nell'occasione del 70° anniversario, ha lanciato una piccola follia, che è quella di fare la storia per immagini della resistenza comasca. Il lavoro sta andando avanti, abbiamo capito che si può fare, le immagini ci sono, le cose da raccontare evidentemente ci sono, lo facciamo, riusciremo a farlo se 5, 6, 7, 800 persone dicono ci interessa, cioè se 5, 6, 700, quante più ci sono evidentemente, ma insomma il numero minimo è questo qui, dicono va bene, lo compriamo, e si associano, come si faceva nell'Ottocento, molto prima del crowdfunding, si facevano le edizioni per associazione. Allora, questa occasione è l'occasione per
fare un approfondimento sulla storia della resistenza, la seconda guerra mondiale, della resistenza e della liberazione a Como, molto popolare ma molto approfondita. Il materiale è disponibile sia presso l'AMPI che presso l'Istituto di Storia Contemporanea. Se ci state, lo facciamo. Grazie e ricedo la parola alla musica.